Ospite all'auditorium Attilio Monti della Nazione, nell'ambito del club dei 150 anni più 2, la Compagnia delle Seggiole. 250 repliche per i vostri radiogialli. Durante i vostri spettacoli voi unite due nobili arti, quella del teatro e quella culinaria. Come è nata l'idea di questo mix? Noi fummo contattati qualche anno fa da un ristoratore, il quale ci propose di leggere Voltaire nel suo ristorante. E facemmo una prova, facemmo un'esperienza di 4 mercoledì, quindi giorno di partita. Il ristorante aveva una cinquantina di coperti e realizzammo 4 esauriti con un target di persone dai 25 ai 30 anni. La cosa ci incuriosì molto. Da lì abbiamo fatto altre esperienze di sola lettura e poi invece è arrivata l'idea di fare un omaggio alla radio. La radio che ha rappresentato nel secolo scorso lo strumento principe sia per quanto riguarda l'informazione sia per quanto riguarda l'intrattenimento. E volevamo un coinvolgimento del pubblico. Molti colleghi facevano in Italia, a Firenze no, quando abbiamo iniziato, l'invito a cena con delitto con lo spettacolo. Però noi volevamo qualcosa di più leggero, perché cenare e poi assistere a una rappresentazione teatrale, a quel punto uno può venire a teatro. Invece volevamo privilegiare l'aspetto conviviale della cena. E così è nata l'idea del Radio Giallo, che c'ha un tempo radiofonico, la soluzione c'ha un tempo di 10 minuti e poi sveliamo anche i rumori della radio, come erano realizzati prima che arrivasse l'informatica e prima che arrivassero gli effetti speciali. Ecco, questa è una cosa molto curiosa che grazie a Dio non fa nessuno. Infatti uno degli aspetti peculiari dei vostri spettacoli è proprio la presenza di un rumorista. Cosa fa durante la sera e come reagisce il pubblico? Dunque, il rumorista intanto durante la lettura del radiogiallo vero e proprio, visto che siamo ormai in un mondo informatizzato, accompagna i suoni necessari alla lettura drammaturgica. Alla fine dello spettacolo fa uno spettacolo nello spettacolo, facendo vedere, prima facendo ascoltare senza farlo vedere, con cosa venivano realizzati i suoni di uso quotidiano, i passi con cosa venivano fatti, la pioggia, il mare, il fuoco in uno studio radiofonico. E poi si scopre che questi suoni venivano realizzati dai vecchi rumoristi, che era proprio un mestiere riconosciuto proprio dalla RAI, con materiali di uso quotidiano. Non lo voglio dire, voglio dirvi. Solo per dire, il mare si fa con i fagioli. Empoli, stazione di Empoli. Oggi gli spettatori presenti qui in auditorium alla Nazione avranno un assaggio del vostro spettacolo. Noi faremo lo spettacolo completo, senza purtroppo la cena. Normalmente noi facciamo invito a cena con delitto, però ci sarà la lettura del radiogiallo, ci sarà la sfida all'ascoltatore, perché noi abbiamo scelto Hillary Queen perché ha la caratteristica di sfidare l'ascoltatore. Bene, signori, gli indizi sono tutti sul tappeto, voi dovete essere in grado di indovinare l'assassino. Fra tutti coloro che indovineranno l'assassino ci sarà una scheda di servizio su cui scrivere la propria soluzione, verrà estratto a sorte un premio messo in palio dalla Nazione e poi alla fine faremo proprio i rumori. Quindi la serata è completa come senza la cena, per adesso. Come nasce il mestiere del rumorista e quali sono le particolarità, diciamo, della vostra attività? Diciamo che non c'è un oggi come oggi non ci sono più i rumoristi, in quanto è tutto fatto con l'elettronica, e grazie a Vanni, che si è dato proprio allo studio di come venivano fatti i rumori una volta, oggi noi abbiamo reinventato un po', per esempio, il treno. Durante le rappresentazioni la Compagnia delle Seggiole appunto ha anche un rumorista. Come reagisce il pubblico a questa figura inusuale? Ma come reagiscono i bambini, perché come riscoprire un gioco, perché alla fine c'è un divertimento nello scoprire una carta a vetro e diventa treno, un bicchiere diventa un microfono, un fischietto diventa lo sbuffo ai vapori, quindi c'è l'entusiasmo di una scoperta infantile quasi. Per voi
divertente. Assolutamente sì. Noi vediamo le serate in cui ci divertiamo di più e quelle in cui ci divertiamo di meno, e i rumori sono un po' diversi. Stasera ci divertiremo un sacco, infatti. Secondo voi qual è il suono più particolare che riuscite a riprodurre? Ma fra i tanti forse quello che è più lontano dall'oggetto che rappresenta, ovvero gli uccelli fatti con un paio di guanti da cucina. E in questo caso diventano dei piccioni.